crack popolare di Vicenza e Veneto, banca, rumors indicano colossi come Intesa e Unicredit pronti a valutare la possibilità di contribuire al salvataggio delle due banche venete, versando il capitale privato chiesto dall'Europa. Questo dopo le sollecitazioni da parte del governo al sistema bancario a sostegno dei due istituti di credito. Dal canto suo la Consob dà ragione ai soci beffati e ordina il risarcimento. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che il fallimento delle due venete sarebbe una catastrofe nazionale. A supportare questa tesi anche l'onorevole forzista Renato Brunetta, intervenuto telefonicamente a Focus. Questa non è una questione veneta, è una questione nazionale, ma dirò di più, è una questione europea. O in Europa si cambia e non ci sono più figli e figliastri, perché se falliscono le venete, beh, allora voglio far fallire tutte le casse di risparmio tedesche, che sono messe ancor peggio delle banche venete, che però sono state esentate dal bail-in dai bravi negoziatori tedeschi. Però per questo dico che bisogna stare in Europa. Lo stesso assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, parla di una criticità estrema. Si vede che imprese che avrebbero bisogno oggi di ossigeno non riescono ad averlo perché non hanno più le banche a cui chiederlo, perché quelle stesse banche con cui avevano dei fidi, avevano delle coperture, a queste aziende viene chiesto di rientrare perché ovviamente il nostro sistema è in totale sofferenza e quindi è un fallimento che va ben oltre le banche, ben oltre i dipendenti che stanno perdendo il lavoro, attenzione perché qui stiamo perdendo il lavoro, e aggiungiamoci tutta la ricchezza che è stata dispersa e che oggi grava particolarmente sulle aziende.